Partiamo dal fatto che la doppia fila non è qualcosa per cui prendi, diciamo, la multa, ma è qui usi questa parola in gara quando magari sei in fuga o sei dietro con il gruppo che devi chiudere su una fuga, insomma. Quando trovi vento contrario, che devi cominciare a spingere forte per fare praticamente velocità, in questo modo ci sono due file che girano, e c'è la fila di destra o diciamo sinistra, che va più forte di quella di destra o diciamo praticamente sinistra, in modo tale da riuscire a mantenere la velocità alta e restando al vento per il minor tempo praticamente possibile. Quindi c'è minimo sforzo con massima resa.